all'onorevole Buttiglione. Io non capisco, ma scusate, ma perché allora i bambini vengono dati in affido a coppie di fatto e a single? Se vengono dati in affido ed è questa la nostra legge e riconosciamo la continuità affettiva, per quale motivo bisogna ferire questi bambini in nome di un principio astratto? Noi non siamo ideologicamente per una forma di famiglia o per un'altra, siamo per garantire a tutti i bambini che non hanno scelto nulla che i loro affetti siano protetti. Grazie. Collega Roccella, prego. Ha un minuto, collega. Grazie Presidente. In un minuto vorrei ricordare che l'affido non è una scorciatoia per l'adozione, proprio perché la centralità è l'interesse del bambino, l'affido è una forma di sostegno alle famiglie d'origine. Tant'è vero che ci sono molte articolate forme di affido, affido diurno, cioè non necessariamente una presa in carico totale del bambino, ma una forma di sostegno a famiglie che anche per motivi economici, per motivi transitori, per motivi di malattia, per i mille motivi che capitano nella vita, non riescono nel momento in cui si fa l'affido a avere cura dei propri figli nella maniera migliore. Questo è lo scopo dell'affido e l'intervento dell'emendamento che prima abbiamo bocciato dell'onorevole Bonafede, anche se era già, diciamo, scontato proprio all'interno della legge, delle linee guida sull'affido, il suo obiettivo. E proprio per questo era, diciamo, inutile, ma quello è il punto, cioè il reinserimento nella famiglia d'origine e non può essere una scorciatoia per l'adozione per cui resta la legge con i requisiti previsti dalla legge. La ringrazio, collega Bonafede. Grazie Presidente. Innanzitutto voglio chiarire che noi voteremo contro questo emendamento per un fatto tecnico, cioè l'emendamento richiede l'abrogazione del riferimento a tutto l'articolo 6 della legge sull'adozione. Io voglio ricordare che l'articolo 6 è un articolo centrale che non riguarda della legge sull'adozione, non riguarda soltanto il caso del genitore single, perché non possiamo ridurre tutto a questo, riguarda anche i doveri dei coniugi, per esempio ne cito soltanto uno, i coniugi devono essere effettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare. Togliere tutto l'articolo 6, da questo provvedimento potrebbe essere grave. Abbiamo invece accolto positivamente altri emendamenti della collega, Marzano, ma